Eccoci di nuovo insieme per questa edizione straordinaria del TG6 per seguire la conferenza stampa da Sergi nei laboratori del Gran Sasso del Premier Matteo Renzi e del Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini che sta parlando proprio in questi istanti. Allora andiamo all'interno della sala Fermi a Sergi per ascoltare le parole del Ministro. Ricerca abbia un potenziale enorme che già sta esprimendo, ma che è nostro dovere, e questo è l'impegno, credo, e anche il valore della nostra visita qui oggi, di sostenere sia finanziariamente, ma sia anche, mi permetto di dire, riportando l'attenzione di tutta la nostra società all'importanza del tema della ricerca, che non è qualcosa che riguarda solo gli scienziati. Io, se dovessi dare un titolo a questo secolo, permettetemi, sintetizzerei che non c'è scienza senza società e non c'è società senza scienza. Ne siamo consapevoli, l'Italia è fortissima nel campo della fisica, lo sa bene Renato Ferroni, abbiamo una leadership in tutti i diversi settori. Ora tocca a noi potenziare le vostre infrastrutture, darvi quel sostegno che la politica deve dare, ma soprattutto credere assolutamente che questo sia un valore e un campo di investimento prioritario per il nostro governo. Quindi vi ringrazio per averci regalato questa grande emozione e fascino di aver visto dove nascono queste scoperte direttamente. Molto breve anch'io, grazie Presidente Ferroni, un saluto al signor Sindaco, al Presidente della Regione, al Prefetto, alle autorità, senatrici, deputati presenti e naturalmente a tutti le lavoratrici, i lavoratori, i ricercatori. Molto brevemente, noi abbiamo scelto di essere qui per i 2 anni del governo e poi saremo in un'altra azienda, in un'azienda, qua in Abruzzo, in uno dei luoghi dove in questi ultimi mesi si sono ottenuti i primi risultati del cosiddetto Jobs Act, cioè le prime assunzioni, per dare un messaggio, che è questo: noi abbiamo fatto nei primi 2 anni tanto lavoro, poi qualcuno lo condivide, altri meno, sta nella regola del gioco, nella regola della politica, sulle riforme, la legge elettorale, la riforma costituzionale, le stesse riforme della scuola, del lavoro, l'abbassamento delle tasse, tutte questioni su cui ciascuno la può pensare in un modo o nell'altro, ma che sono ormai dei dati di fatto. Il punto è che queste cose riguardano il passato, non il futuro dell'Italia. Cioè, è evidente che la legge elettorale riguarda il futuro, da una discussione che è aperta da 20 anni. È evidente che la riforma costituzionale riguarda il futuro, ma è una discussione che è aperta da 70 anni. Qual è la vera scommessa? È quella di immaginare dov'è il futuro dell'Italia. Non soltanto dov'è il presente e, se volete, il passato della discussione politica. Io penso, credo, che questo sia uno dei luoghi in cui si tocca il futuro del paese. Il futuro dell'Italia per noi è nella ricerca, nell'innovazione. Il mondo sta cambiando ad una velocità impressionante e questo cambiamento che è in corso nel nostro pianeta, non soltanto nel nostro paese, è un cambiamento che porta sempre di più a investire sull'intelligenza, sul talento, sulla creatività e sulla ricerca, sulla curiosità e sullo studio. Da questo punto di vista l'Italia ha bisogno di semplicemente ritrovare se stessa, perché c'è un racconto che negli ultimi 20 anni ha avuto la meglio, per il quale l'Italia è soltanto crisi in questo settore. Ed è soltanto crisi vuol dire che si fanno grandi elogi per chi va all'estero e si ritiene che chi sta in Italia non abbia alcun istituto di ricerca all'altezza. Vorrei essere chiaro, è giusto andare all'estero, è giusto fare esperienze all'estero. Il racconto è molto banale, manicheo dire all'estero bene, all'Italia male o viceversa. Non è così. Il mondo globale è interconnesso, quindi come ci sono 700 ragazzi e ragazze, donne e uomini che vengono qui dall'estero e qui fanno la loro scommessa di vita, o comunque una parte della loro scommessa professionale, è altrettanto vero che altri di noi fanno ricerche in tutto il mondo. Non bisogna continuare ad aver paura del mondo senza frontiere, ma bisogna far sì che i nostri istituti siano all'avanguardia. La fisica italiana è tra le più forti al mondo nella sua storia, per la sua potenza, per la sua grandezza. La scuola italiana è una scuola che ci rende orgogliosi. Noi abbiamo una grande responsabilità, continuare questa storia e, se possibile, innovare. Ed è necessario innovare, non è soltanto possibile. L'INFN parte di questa scommessa, è una parte qualificante, lo sa il Presidente Ferroni, lo sanno i suoi collaboratori, lo sapete tutti voi. L'INFN è una delle realtà più importanti del mondo. Dall'INFN
sono usciti tanti talenti in passato. Oggi Fabiola Gianotti nasce da qua, nasce da questa storia della direttrice del CERN, forse di uno degli istituti più importanti a livello internazionale, ma le principali iniziative, le principali scoperte anche di questo ultimo periodo vedono comunque anche in parte la nostra firma, la vostra firma. Penso alle onde gravitazionali, ciò che è accaduto a Kashima nella co-partnership con gli americani. Vi segnalo che, e lo dico ai giornalisti, che sono tre i centri di ricerca da cui è stato possibile lavorare sul grande tema delle onde gravitazionali. Due di questi, diciamo, i tre centri di ricerca leader, due di questi sono negli Stati Uniti, uno è in Italia, e credo che qui al Gran Sasso Science Institute ci siano, li ho salutati prima, alcuni dei ricercatori che hanno lavorato su questa scoperta. Gran Sasso Science Institute, che è una realtà che sembrava impossibile immaginare anche soltanto fino a qualche anno fa, e che grazie al lavoro di tutti, a partire dagli studiosi, i professori e anche dagli enti locali, è una delle realtà oggi presenti e forti nel mondo. Bene, tutto questo per dire che cosa? Che siamo a prendere atto di una situazione straordinariamente forte. Chi racconta che l'Italia è soltanto un problema in questo settore dice una bugia. Basta? No. Perché negli ultimi anni abbiamo visto venir meno dei fondi, e questo è un errore, ed è il motivo per il quale per la prima volta non soltanto si è arrestata la caduta del finanziamento, l'INFN riceveva 230 milioni lo scorso anno e sempre meno, negli ultimi anni ha perduto almeno il 15% del finanziamento, noi quest'anno abbiamo riiniziato a restituire una parte dei soldi, da 230 siamo andati a 245, ancora non basta. Oggi siamo qui per annunciare un finanziamento straordinario di 60 milioni su un progetto che l'INFN nel corso dei prossimi settimane e mesi metterà in atto, quindi i 60 milioni necessari a far sì che il Gran Sasso, che i lavoratori del Gran Sasso, poi c'è anche il tema della legge sul Gran Sasso Science Institute, ma diciamo i 60 milioni necessari perché si possa intervenire sulla manutenzione e sulla innovazione e sulla grande battaglia, la grande sfida per la materia oscura, non soltanto in quel settore, ci sono, e sono soldi che noi metteremo a disposizione fin dalle prossime settimane e mesi. E Cialente applaude, perché l'applauso l'ha fatto partire Cialente, segnato, noi cercando. Tutta la parte filosofica Cialente non è piaciuta granché, poi siamo arrivati alla parte della valorizzazione esistenziale, e lì invece è stato significativo, e ne approfitto per dire che questo tipo di attività è per me una delle priorità su cui vedrete lavorare nei prossimi due anni. Dunque occorre un patto: da un lato bisognerebbe smettere di raccontare l'Italia soltanto in negativo in questo settore, perché è un'offesa alla scuola italiana e a ciò che rappresenta; dall'altro però bisogna che la politica faccia di più e meglio, ed è un impegno che credo che possiamo prendere insieme. Detto questo, e detto che andiamo in questa direzione, ne approfitto ancora 30 secondi, 40 secondi per ringraziare il sindaco Cialente, il presidente D'Alfonso e tutti gli amministratori per ciò che sta avvenendo all'Aquila. Arrivando da fuori si vedono tante gru, mi hanno spiegato che sono 92. Sta ripartendo finalmente il lavoro del centro storico, era un impegno che ci eravamo presi. Io al 25 di agosto ho detto che sarei tornato dopo un anno, quindi oggi non parliamo dell'Aquila, ne parleremo nei prossimi mesi quando vedremo a vedere fisicamente i cantieri che stanno comunque lavorando. Finalmente sono arrivati i soldi, ci sono tutti per fare un ottimo lavoro, ci sono i soldi per gli investimenti e per il rilancio dell'attività in questa città così straordinaria e così duramente colpita e ahimè dopo dimenticata, ma siamo passati dalle chiacchiere ai fatti, e che sia un fatto importante e positivo, e adesso la vera scommessa è quella di riuscire a tenere insieme dalla cultura all'innovazione, alle imprese, alla ricerca, questa città come una delle città in cui si tocca con mano la ripartenza dopo il terribile sisma del 2009. Tutto questo mi porta a concludere, sono stato fin troppo lungo, adesso andiamo a Chieti, andiamo alla Valter Tosto, che il punto cruciale di questi due anni non è guardarsi indietro per quello che è stato fatto, ma guardare avanti per il governo ha due anni davanti e deve non sprecare neanche un giorno in
per rilanciare l'Italia, ma guardare avanti soprattutto come paese. E sotto questo profilo, lasciatemelo dire, l'università, la ricerca, l'innovazione, gli istituti che hanno bisogno, è un impegno che ci siamo presi al serio. Ferroni era lì e con lui la sua giunta, e lo confermo, cioè nella riforma della pubblica amministrazione, liberare dai vincoli della pubblica amministrazione gli istituti più prestigiosi, quelli che hanno la possibilità di competere a livello internazionale, evitare che siano costretti a stare alle stesse regole a cui devono soggiacere le ASL. Insomma, un istituto nazionale, con tutto il rispetto per le ASL, un istituto come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha bisogno di regole più semplici, di possibilità di competere con gli istituti privati, perché poi quello che abbiamo visto a qualche metro in profondità è lo stesso che poi accade in tutto il mondo. Ci sono due progetti accanto che cercano di farsi competizione tra di loro, perché la competizione è una cosa bella, però allo stesso modo sappiamo che dobbiamo competere con i nostri amici americani, con i nostri amici tedeschi, con i nostri amici israeliani, con i nostri amici cinesi, con cui pure abbiamo anche molte cooperazioni e collaborazioni. Ma questo è quello che deve fare un istituto di ricerca oggi al mondo: essere migliore, semplicemente. E l'INFN e il San Sanio e il Grazasso possono andare in questa direzione. Bene, allora, e ho terminato, cos'è che ci caratterizza? Perché siamo qui dopo 2 anni? Per dire che la sfida più bella deve essere ancora vinta, è la sfida della curiosità, dell'innovazione, della ricerca. Per farlo vorrei fare un gigantesco in bocca al lupo ai ricercatori. Se volete andarvene, andare all'estero, fatelo. Siamo pieni di presidenti del Consiglio dei Ministri che dicono: no, andate via, per carità, come se fossimo la mamma preoccupata che non esce di casa. Se volete andare perché pensate che per il vostro piano di studi sia meglio andare all'estero, fatelo. Noi quello che faremo è fare dei nostri istituti i luoghi al top a livello mondiale. Per cui non sia una scelta di buon cuore quella di restare in Italia, perché magari mi fanno le pappardelle meglio perché sono vicino a casa. Ma noi vogliamo fare dell'Italia un centro che sia capace di attrarre. Di attrarre in primis i giovani italiani, se ci sarà possibile, ma anche i giovani di tutto il mondo. È quello che si tocca con mano qui dentro, 30% di italiani e 70% di stranieri. Trovo sempre gli articoli sulla fuga dei cervelli, mai sull'attrazione dei cervelli. E contemporaneamente che facciamo ormai in tutti i luoghi nei quali la competizione è globale. Dunque l'impegno di oggi non è soltanto dei 60 milioni, l'impegno che pure ci è evidenziato, l'impegno di oggi è quello di riuscire a fare sempre di più dell'Italia la patria del futuro, non soltanto un luogo nel quale ricordiamo il passato. E il passato della fisica nucleare in Italia è straordinario, persino io l'ho capito, quindi se l'ho capito io l'hanno capito tutti. Però la pagina più bella deve essere ancora scritta. Il nostro augurio è quello di scriverla insieme. In bocca al lupo a tutto il genere. Allora possiamo rientrare, anzi rimaniamo con le immagini ad Assergi. Intanto vi riassumo un po' quello che è stato il discorso di Matteo Renzi, un discorso tenuto nel giorno del secondo compleanno del suo governo. Ha parlato ad una platea di giornalisti, sì, ma soprattutto ad una platea di ricercatori, dunque i riferimenti più importanti sono arrivati rispetto alla ricerca italiana. Ha detto: dobbiamo far sì che la ricerca italiana e i centri di ricerca in Italia, tra cui quello del Gran Sasso, siano al top nel mondo. Ovviamente il richiamo è alla situazione, alla fuga dei cervelli. Intanto possiamo rientrare in studio. Alla fuga dei cervelli, dicevo, riassunto giornalistico che però sintetizza molto bene quello che accade nella ricerca italiana, cioè persone ricercatori, studiosi che vanno via dall'Italia per cercare migliori condizioni. Forse sta parlando ancora Matteo Renzi, vediamo se ci siamo anche noi con il microfono. Chiedo lumi dalla regia se abbiamo l'audio. Le cose stanno ripartendo ed è un fatto molto positivo. Ecco, lei ha parlato anche dell'Aquila, Presidente, grazie. Niente, ha scambiato solo un brevissimo dialogo con i colleghi giornalisti. Comunque, dicevamo, i messaggi più importanti li ha rivolti ai ricercatori. Restate in Italia, ha detto, non perché siete vicini a casa, ma perché il governo e dunque
lo Stato riuscirà a mantenere e a dare corpo ad una ricerca che sia la migliore del mondo. Ha anche annunciato uno stanziamento straordinario per gli FSN di 60 milioni di euro per manutenzione ed innovazione. Vediamo se riusciamo a collegarci con Francesca Romana Testi, se mi ascolta. Francesca, mi senti? Francesca. Sì, Alfredo, aspetta. Sì, stiamo cercando di portare davanti alle nostre... Stiamo cercando di portare davanti alle nostre telecamere il di Pangrazio, Giovanni Lolli, perché hanno avuto ovviamente il contatto più diretto con Matteo Renzi. Allora proviamo a... Eccolo qua. Proviamo con l'assessore regionale allo sviluppo e all'economia. Perché dopo l'annuncio che c'è stato, siamo in diretta, allora quello che chiediamo, c'è stato un annuncio, 60 milioni di euro, questo per la ricerca, ha parlato anche della ricostruzione dell'Aquila, nell'incontro c'è stata qualche notizia che ancora non è stata diffusa? Dunque, intanto andiamo con ordine, diciamo, c'è stato prima di tutto l'individuazione di un intervento anche strutturale sul laboratorio, proprio perché questo è un laboratorio unico al mondo, ma unico al mondo fin quando rimarrà unico al mondo, perché nel frattempo altri paesi, in particolare Cina e Stati Uniti, si stanno organizzando. Noi vogliamo mantenere come paese questo primato e per mantenere questo primato c'è bisogno di fare alcuni interventi anche strutturali, e i 60 milioni vanno in parte qui. Secondo, è stato individuato il progetto, quello che abbiamo presentato l'altro giorno insieme ad altri progetti, come quello sulla ricerca della materia oscura, con le conseguenze e ricadute industriali che ci sono, che è uno dei progetti principali che questo territorio e questa regione ha a tiro, finanziato anche con i soldi del terremoto. È stato individuato questo come un progetto che il governo seguirà in prima persona. Terzo, c'è stata l'assunzione piena di responsabilità per quanto riguarda il completamento della iniziativa legislativa che sistema il Gran Sasso Science Institute per i prossimi anni. Poi in Parlamento la senatrice Pezzopane, il ministro e il Presidente del Consiglio hanno con lei concordato il modo per sistemarlo. Quindi, di politiche economiche si è parlato? No, non in generale, se non appunto per questa idea che noi abbiamo trasmesso, cioè che con i soldi della ricostruzione, vorrei ricordare a tutti che questo governo ha messo 6 miliardi di euro, cosa che nessuno prima aveva fatto, che con quei soldi la ricostruzione materiale sta andando avanti con tutte le difficoltà che volete, ma indubbiamente lui è rimasto molto colpito dal numero di gru, ma soprattutto quanto possa diventare efficace la scelta di disporre il 4% a favore della ricostruzione economica, cosa per la quale... Vi ha sorpreso la visita annunciata? Ha scelto lui le tappe, Walter Tosto e questa dell'istituto. Walter Tosto è un imponente imprenditore, ovviamente il suo target va anche oltre, se ne parla anche a New York. Gli avete chiesto perché ha scelto esattamente questi due obiettivi? Beh, ha scelto questi due obiettivi, direi che anche di questo laboratorio si parla a New York, perché lui oggi sta qui non semplicemente per parlare di Abruzzo, utilizza l'Abruzzo per parlare d'Italia e quindi va in due luoghi simbolici che sono questo laboratorio e una grande azienda che possono testimoniare che questo nostro paese è un paese fatto di tanti problemi, di tante criticità, però anche di tanti asset positivi. Io direi a tutti gli abruzzesi che insomma il fatto che abbiamo una regione con i problemi che ha, che però ha al proprio interno questi ed altri importantissimi elementi industriali e di ricerca di carattere nazionale e internazionale, per tutti noi dovrebbe essere un motivo di riflessione, di orgoglio e di lavoro. Quando avete saputo della visita? Guardi, io l'ho saputa praticamente l'altro ieri mentre stavo al di sopra, diciamo, del laboratorio, cioè sulle nevi del Gran Sasso. Grazie Francesca. Allora rientriamo in studio perché siamo in chiusura di questa edizione speciale del TG6. Insomma, vi ricordo i due messaggi principali che ha lanciato Matteo Renzi nella sua visita ad Assergi. Il primo, importante, riguarda la ricerca, più innovazione in Italia, più fondi per l'Istituto del Gran Sasso, che passerà a 245 milioni di euro dopo aver visto tagliare i suoi fondi nei mesi scorsi e negli anni scorsi. Poi un finanziamento straordinario di 60 milioni di euro per manutenzione ed innovazione all'interno dell'Istituto di Ricerca del Gran Sasso. Infine la battuta attesa dagli aquilani sulla ricostruzione,
In qualche modo Renzi ha detto che bisogna passare dalle chiacchiere ai fatti. Il governo, come avete sentito anche dal vicepresidente della regione Lolli, ha stanziato 6 miliardi di euro per la ricostruzione. Ha detto insomma l'Aquila città simbolo della ripartenza dell'Italia. Come detto, siamo in chiusura, grazie per averci seguito fino ad ora. Ovviamente il TG6 con anche il servizio, l'ampio servizio sulla giornata di Renzi in Abruzzo torna alle ore 19. Grazie ancora e buona giornata.